Dall'ultima volta che ci eravamo lasciati, ragazzi, abbiamo fatto un po' di progressi nell'isola, al di fuori della casa di Nico che è esplosa, perché giustamente, cioè nel senso, doveva esplodere, perché vabbè, è giusto così. Abbiamo creato il recinto degli animali, vedete, gli abbiamo dato anche i nomi, quindi cibo sono loro, poi c'è cibo 2 che sono i maiali, lana, beh perché ovviamente le pecore le danno solamente lana e volendo anche cibo, mettiamo lana e cibo poi, e cibo 3 che sono i polli. Bene, oggi cosa dobbiamo fare ragazzi? Oggi dobbiamo fare una cosa abbastanza particolare, ma ovviamente se ancora non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un mi piace se non avete ancora lasciato e di commentare con uova. Uova per avere il cuoricino, esatto, esatto, per avere il cuoricino. Allora, fatemi fare passare il giorno, la notte, quello che è. Ci vediamo durante la giornata perché almeno vi spiego cosa dobbiamo fare oggi. Ok, perfetto, perfetto, il giorno è arrivato, quindi oggi cosa dobbiamo fare, raga? Allora, sotto l'ultimo video ho visto, al di fuori del signor Orso che ho dovuto legarlo qua perché faceva un botto di casino, ho visto che nei commenti mi avete scritto: Buddy, ma non sei stato attento, guarda in là, c'è qualcosa di strano là in fondo. E infatti, effettivamente, vedete tipo quella linetta là? Dopo ve lo zoomerò sicuramente, raga. Là c'è una linetta strana, ma non so che cosa sia. Penso sia un'isola, un qualcosa. Adesso dobbiamo cercare di capire come arrivare fin là. Quindi devo costruire un ponte, una roba del genere per arrivare fino là sicuramente. Intanto vado a ripiantare le cose, va? Che è quello che ci serve ora. Ne abbiamo tante patate, così abbiamo tanto, tanto, tanto cibo. Ok, che a noi piace, beh, perché cioè, a chi non piace il cibo? A me sicuramente piace, quindi va bene così. Allora, prendiamo i materiali per andare di là. Raga, non so quanto ci servirà di materiale effettivamente. Io non è che abbia tutta sta grandissima roba, sinceramente. Posso fare... vediamo quante slab posso fare. Posso fare... non è tanta, non lo so se ci basta. Magari dobbiamo farmare un po' dopo, sicuramente farmeremo un pochino dopo ancora. Perché... per arrivare là in fondo ce n'è di strada da fare a quanto pare. Ci saranno un bel po' di blocchi, eh. Allora adesso noi imperterriti andiamo avanti ragazzi. Al massimo adesso lasciamo un po' di building, così vi faccio vedere 2 secondi che stiamo andando. Poi taglio quella parte lì perché sicuramente ci metteremo 6 anni per arrivare lì raga. Veramente c'è una cosa boh. Io non lo so che cosa c'è, eh. Spero almeno di trovare qualcosa di bello perché non è possibile che ci sia una roba così fluttuante in questa One Block Skyblock. Mi sembra anche stranissimo, raga. Se a voi vi è capitato, cioè se vi è mai capitato, scrivetelo nei commenti per favore, perché è veramente strana come cosa. Non penso mi sia mai capitato in una One Block Skyblock una roba del genere. Ok ragazzi, ci siamo quasi, cioè nel senso penso siamo a metà strada oramai. Spero di essere a metà strada, però vorrei capire che cos'è quella roba. Quindi 3, 2, 1. Raga, raga, è un villaggio. Raga, è un villaggio fluttuante. No, assolutamente ci devo subitissimamente andare. Però non devo cadere per forza, perché, cioè, devo veramente andarci, raga, in quel villaggio. Io no, cioè, è la prima volta che mi capita di trovare un villaggio in una One Block Skyblock. E boh, raga, non lo so. Poi ditemi ovviamente che cosa fare con i villager, perché magari qualche villager lo rapiamo in questa One Block Skyblock. Oppure ci trasferiamo direttamente qua. Anche se non so quanto ci convenga in realtà, ragazzi, perché tutte le cose ce le abbiamo là noi, quindi boh, adesso vediamo. Ci vediamo allora quando arrivo al villaggio, raga, così lo esploriamo un attimino, perché ci sta a esplorare un villaggio così, raga, guardate lì, guardate quanta roba. Ok, ragazzi, ci siamo, siamo arrivati, no, c'è un pipistrello là sotto, vabbè, esploriamo allora questo villaggio, vediamo cosa c'è. Dai, prima casa, signor villager, salve, ok. Bene, non c'è nulla. Seconda casa, questa che cos'è? Raga, la fornace quella bella. Mannaggia, io ho le robe per craftare un picco. Dopo gli frego tutto. Allora, sì, sì, che gli frego tutto. Sì, 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 che gli frego tutte le cose. Raga, perché qua, cioè, boh, sto villaggio è veramente pure grosso come villaggio. Allora, letti, non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Qui c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Raga, allora, ci sono tante case normali, c'è da dire quello. Qua, qua, ok, non c'è niente. Non c'è... oh, oh, oh! I primi villager... cosa ci danno questi? Leather worker? Non è buono questo. Però ce ne sono un botto, raga. Ma sentite tutti... lo sentite l'audio, scusate? Cioè, non ho capito. Questo mi fa prezziare. Oh, ma che mi fai prezziare? Ma... basta, te ti killo. Ci sono dei golem, ma non lo so. No, vabbè, non voglio rischiare. Ma qua ce ne sono... ma raga, ma ce ne sono un botto di lavoratori della pelle. Ma non ho capito, scusate. Ma quanti ce ne sono? Ma... non sto capendo, per ogni casa ce ne sono... cesto! Vabbè, raga, ma questo villaggio è rotto. È veramente un villaggio boh. Non saprei cosa dire. Adesso mi metto su anche le armor. E dopo vedremo di scambiare qualcosa con qualcuno. Perché c'è un botto di roba. Anche qua dentro c'è una chest. Vabbè, dai, solo gambali qua. Vabbè, ci stava. 5 smeraldi da una parte, gambali dall'altra. Ci sono 2 golem, oltretutto.
un orto di tanta roba che ci freghiamo in questo momento perché a noi serve, giustamente, la sopravvivenza prima di tutto. Vero, signor villager? Lei cosa mi dà? Non trade buoni. Cioè, in realtà alcuni sono trade buoni. E questo cos'è? Oh, raga, è quello che lavora la... lavora le cose con il loom. Com'è che si chiama? Lo shepherd. Oh mio Dio, ci dà le shears. E vabbè, tanto ne hai due di loom, scusami, dammene uno, caro, no? Non lo so io. Raga, ci possiamo espandere di brutto con queste robe qui in casa, sappiate. Allora, gli devo lasciare qualcosa, tipo questo letto. Tieni, ti regalo, anzi, te lo piazzo pure. No, non te lo piazzo. Guarda, facciamo così, ti piazzo pure il letto, bene, ok. Vediamo nelle altre case, raga, se c'è qualcos'altro. Qui non c'è nulla di interessante. Qua, oh, raga, le librerie. Ma quanta roba c'è, scusatemi. Gli lascio qua la carne marcia, mi sembra giusto. Ma quanta roba c'è? Queste librerie qua. Possiamo fare un botto di robe qui. Oh mio Dio, raga, c'è il Fletcher. Quello... cos'è che... come si chiama sto tipo? Dai, quello che fa le cose. E c'è una chest. Vediamo cosa c'è in questa chest. Vabbè, raga, altri smeraldi per un totale di 9. Freghiamogli anche il carbone che non gli serve. Gli lasciamo una scala che non ci serve. E va bene così. E raga, c'è... boh, questo villaggio è veramente insane. Guardate lì, adesso si stanno ritrovando tutti. Penso che... si siano spaventati del fatto che io sia arrivato. Ciao, non voglio fare nulla. Voglio solo fregarti tutto il cibo che avete perché mi serve. Devo sopravvivere in questa one block skyblock. Bene, raga, bene, bene, bene. Molto bene questo villaggio. Guardate quanta roba hanno, scusatemi, Io non vorrei fregare tutto, ma... cioè, fregare, volevo dire prendere in prestito tutto, ma signori miei, purtroppo mi serve le cose prese in prestito. Ma c'è altro qua in giro, raga, non lo so. Queste case qua le ho già viste prima. Sì, sì, le ho già viste perché sono quelle dove sono arrivato. Ma... ma quanta gente c'è, scusate, ma tu cosa sei? Questo, un altro shepherd? Ma fate troppo casino, signori, troppo casino, non parlate tutti insieme. Uno alla volta, dai. Uno alla volta, uno alla volta. Vabbè, come non detto, raga, va bene. Io direi, prima cosa fatemi sapere, raga, cosa devo farne di questo villaggio nei commenti. E non mi dite uccidi tutti perché non lo farò. Però magari qualcuno, vediamo se ho un guinzaglio qua già a portata di mano. No, non ce l'ho, mannaggia. Se no me lo portavo via. Oh! C'è un gatto, raga! Voglio il gatto, voglio troppo prendere un gatto. Voglio prendere un gatto e questa fornace. Ma già che ci siamo, usiamola un attimo. Cuociamoci i materiali, giusto? Perché noi non dobbiamo sfruttare tutto. Dobbiamo sfruttare sempre tutto di quello che c'è in questi villaggi. E intanto cerco di capire se c'è una crafting table da qualche parte o se posso farla con del legno, mannaggia. Oh, vabbè, raga, il legno ce l'hanno, quindi lo possiamo fare il legno. Vai, spacchiamolo con le manine, perché a noi ci piace spaccarlo con le manine. E via così. Legno, ci serve solo una crafting table, quindi ci servirà pochissima roba, raga. Giusto per fregargli quella fornace, perché, insomma, si sa, quello che il buddy dà, prende anche. Io gli ho lasciato una scala, allora mi danno una fornace, mi sembra giusto. Allora facciamoci i nostri picconcini. Anzi, ma facciamocene un po' di picconi, che almeno ci liberiamo da sta roba. Beh, scherzavo, non possiamo farcene tanti perché non abbia spazio. Però abbiamo spazio per prenderci la fornace, che... penso sia qua, esatto. Allora, raga, via di fornace, gliela freghiamo, tanto a loro non serve, serve solamente al buddy. E torniamo a casa e, boh, raga, io continuo a dirvi, scrivetemi nei commenti cosa devo farne di questo villaggio, perché sicuramente verranno fuori robe molto carine, secondo me. E anche se, sai che non in questa, ma forse nella prossima puntata andremo nel Nether, raga. Quindi già io un pochino ve lo spoilerò. Perché siamo arrivati a un livello di farming lì davanti che abbiamo un botto di materiali, tra cui anche l'ossidiana e i diamanti dovrebbero uscire in questo livello. Quindi, raga, io adesso arrivo a casa, ma quanto era lontano sta roba? Mamma mia, ma veramente lontana, raga. Poi devo pensare a come rubare un villager, volevo dire prendere in prestito un villager. E niente, raga, nel senso, va bene così, a noi piace. Quindi io direi che siamo arrivati alla nostra bellissima casa con la N di Nico lì. Come al solito, sempre io non la tireremo giù. Signor Orso, salve. Una minatina per giusto per. Magari ci esce un diamante. No, ci è uscito un altro cane. Beh, bene anche questo. Terra. Vabbè, fa niente. Io direi che dal buddy è tutto. Spero vi sia piaciuta questa puntata. E devo anche togliermi la skin di Natale perché ormai Natale è finito. Ciao a tutti.